indagini erano partite la scorsa estate da una segnalazione di un'associazione animalista della città di Pescara, dove avevano già portato al deferimento di 3 persone in concorso tra loro per l'uccisione di cani, abuso d'ufficio e falsità ideologica. E nella giornata di ieri i militari del nucleo CITES, del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale NIPAF, del gruppo Carabinieri Forestali di Pescara, hanno proceduto ad eseguire il decreto relativo al sequestro preventivo delegato dal GIP del Tribunale Giovanni De Renzis del canile sanitario dell'ASL di Pescara in Strada Migliori di città Sant'Angelo. Dagli accertamenti effettuati nello stesso canile sanitario negli uffici dell'ASL di Pescara sarebbe emersa un'attività di soppressione illecita di cuccioli mediante la somministrazione di farmaci per l'eutanasia e di ricovero non dovuto di cani. All'interno del canile sanitario, ha dichiarato il comandante, il colonnello Giancarlo D'Amato, sono state scoperte anche false registrazioni di soppressione di animali che invece venivano ospitati irregolarmente.